siamo nelle colline pescaresi a Città Sant'Angelo, dove c'è un'azienda che nella sua comunicazione ha una data molto importante, 1910, e parliamo di Poderi Costantini Antonio. Lei è il signor Giacomo Costantini? Sì, la nostra è la struttura Costantini, viene gestita da due fratelli, da me e mio fratello Domenico, siamo in due. E questa è un'azienda realizzata, nata all'incirca intorno al 1910, e oggi siamo di terza generazione. È situata in comuni differenti, prevalentemente nel territorio del comune di Città Sant'Angelo, i terreni dove c'è anche l'attività di vinificazione di cantina. Poi è situata anche in altre ubicazioni del territorio pescarese, più precisamente nei comuni di Spoltore, Monscufo e un'altra bella tenuta in provincia di Teramo, con l'esattezza in comune di Tortoreto. Che vini producete? Allora, prevalentemente il Montepulciano. Il re. E poi abbiamo anche altri vitigni, quindi a partire Trebbiano, Pecorino, Falanghina ed altre ancora. E continuiamo a conoscere questa azienda. Signor Domenico Costantini. Salve, io sono Domenico Costantini, come l'accennava mio fratello, siamo in due, Domenico e Giacomo. Siamo di terza generazione, abbiamo circa 17 etichette, abbiamo oltre, come accennava mio fratello, abbiamo variate linee, comunque abbiamo il Trebbiano, abbiamo cominciando dai bianchi, il Trebbiano, Falanghina, un vitigno forse che non è abruzzese, però noi abbiamo una nostra scommessa del nostro enologo, poi abbiamo la Passerina, abbiamo poi cominciamo, andiamo sui rosati, i vari cerasuoli in vari aspetti, e poi abbiamo i rossi, abbiamo quattro tipologie di rossi, passando da vini prettamente pronti beva per quelli più invecchiati. Tra i più invecchiati abbiamo fatto recentemente una bottiglia che rievoca un attimino il capostipite dell'azienda, che ahimè adesso non c'è più con noi, il nostro padre Antonio, perciò si chiama Poderi Costantini Antonio, perché è un'azienda che, diciamo, poi è stato nostro padre che negli anni ha cercato un attimino di riportare in auge. E abbiamo fatto questa bottiglia, questa è una riserva che è uscita per la prima volta l'anno scorso ed è una riserva 2015. Voglio dire qualcosa su questa bottiglia, perché lui ogni anno era un perfezionista e cercava ogni anno di fare una riserva, una bottiglia che potesse essere al di sopra delle parti. E forse talvolta anche a nostro insaputo, anche all'insaputo un po' dell'enologo, cercava di fare qualche cosa di eccezionale, e ogni anno non riusciva ad avere magari l'obiettivo che lui si era prefissato. Alla sua morte noi ci siamo ritrovati con questa botte di 27 ettolitri, e a quel punto abbiamo detto, abbiamo fatto assaggiare all'enologo, ai vari esperti e così via, e abbiamo detto sì, forse questa può essere il suo testamento, ed è stato veramente una piacevole sorpresa, tant'è vero poi questo vino ha vinto svariati premi, svariate medaglie d'oro in Europa ed anche altrove, proprio perché evidentemente aveva ragione, voleva il massimo, e il massimo l'abbiamo ottenuto. È vero che, come è vero che ogni vino racconta una storia, questa racconta un pezzo di cuore? Beh, sicuramente io e mio fratello, se dovessimo tra queste 17 etichette dovessimo trovare quella a cui siamo più attaccati, è sicuramente questa, perché ripeto, rappresenta nostro padre. Spero che da lassù ci dica se è qualcosa di buono che stiamo facendo per lui.